Il motivo per cui la Salvi ha fatto un'arpa a 27 corde è offrire uno strumento di qualità ma a dimensioni ridotte. Quindi abbiamo un suono brillante, corposo, una levetta molto fluida nel movimento, su uno strumento che è veramente facile da trasportare. Un'arpa per utilizzare a scopo didattico, per arpaterapia, musicoterapia e proprio per i bambini che vogliono iniziare in modo ludico, divertente, l'apprendimento di uno strumento musicale. La Juno non è un'arpa solo per bambini, è un'arpa anche per tutti coloro che vogliono iniziare ad avvicinarsi a questo strumento, pensando anche a qualcosa di piccolino, di trasportabile. Uno dei problemi più grossi è sempre portarsi in giro l'arpa. È uno strumento ideale per i bambini, per le dimensioni, va benissimo per i professionisti che per tenersi in esercizio vogliono avere un'arpa piccola da mettere in macchina, che si può spostare e che ha una tensione abbastanza buona per mantenersi in esercizio. È lo strumento ideale per l'insegnante di arpa che ha bisogno di uno strumento da portarsi, da spostare, da portare in giro per insegnare. L'arpa può essere appoggiata direttamente sui piedini che sono ribassati per facilitare l'utilizzo anche a bambini, quindi comunque a utenti di età molto, molto giovane. In effetti si possono montare anche altre gambe di diverse lunghezze per permettere a qualunque tipo di arpista di poterla suonare a qualunque altezza. Equilibrio, dettato anche dalla ricerca delle corde giuste e specifiche per ottenere dalla sua cassa e dalla sua tavola un suono ottimo per la sua grandezza. L'arpa Juno verrà montata con le corde in budello sintetico. Non so se sia una corda rivoluzionaria, però sicuramente una corda completamente nuova. E ottiene un processo di lavorazione molto particolare, garantisce alla corda una sonorità molto elevata. Le levette per la capacità della Juno sono ottime levette perché comunque sono precise nel loro movimento e fanno sì che la corda venga tesa nel punto giusto e nel modo giusto. Semplicemente un piccolo cilindro che va a spingere la corda contro un capotasto e quindi si riesce ad ottenere una buona pinzatura con un movimento molto fluido. La qualità deve essere basilare in tutto questo per poter arrivare ad uno strumento comunque da marchiare con la Salvi. Le lavorazioni che noi eseguiamo alla Juno sono le medesime che utilizziamo per il gran concerto. Dalla Minerva alla Juno abbiamo gli stessi controlli in produzione. Le realizzazioni dei pezzi vengono fatte con centri di lavoro altamente tecnologici. Tutte le lavorazioni successive, per cui i montaggi, le levigature, le verniciature, vengono tutte manualmente. La stessa tecnica costruttiva che usiamo nell'arpa Gran Concerto la utilizziamo anche su un'arpa 27 corde, quindi per questo è un nostro orgoglio. La missione della Salvi è quella di offrire tante possibilità agli arpisti. Abbiamo sentito anche il bisogno di offrire uno strumento di dimensioni ridotte ma che avesse veramente un buon suono. Verrà fornita di cappa da trasporto, quindi una comoda e pratica cappa da trasporto che fungerà da zainetto, e in più sarà anche dotata di una scatola molto molto accattivante. Noi vorremmo che ogni arpista comprasse una Juno. Anche chi non ha mai pensato di suonare l'arpa potrebbe vedere, vedendo una Juno, avere voglia di comprarsela e tenersela a casa e iniziare lo studio di questo bellissimo strumento.